Anche negli anni 70 la casa tedesca continuò a mietere successi mondiali nel campionato marche per sport prototipi, che vincerà ben 11 volte. Nel 1978 giunse la quarta vittoria Porsche nel rally di Monte Carlo. Nelle gare di durata furono quelli gli anni delle 935 e 936 Turbo. Negli anni 70, oltre alle varie versioni della 911, furono realizzate anche la 914, la 924 e 928 con motore anteriore. Per avere una vera novità sulla 911 si dovette attendere l'arrivo sul mercato della SC Cabriolet nel 1983, con capote ripiegabile manualmente e motore da 3,2 litri. Nel 1988 giunse la quarta vittoria Porsche nel rally di Monte Carlo. Nelle gare di durata furono quelli gli anni delle 935 e 936 Turbo, mondiali nel campionato marche per sport prototipi, che vincerà ben 11 volte. Nel 1970, negli anni 70, oltre alle varie versioni della 911, furono realizzate anche la 914, la 924 e 928 con motore anteriore. Per avere una vera novità sulla 911 si dovette attendere. Anche negli anni 70 la casa tedesca continuò a mietere successi. Anche negli anni 70 la casa tedesca continuò a mietere successi mondiali nel campionato marche per sport prototipi, che vincerà ben 11 volte. Nel 1978 giunse la quarta vittoria Porsche nel rally di Monte Carlo. Nelle gare di durata furono quelli gli anni delle 935 e 936 Turbo. Otto giunse la quarta vittoria Porsche nel rally di Monte Carlo. Nelle gare di durata furono quelli gli anni delle 935 e 936 Turbo. I mondiali nel campionato marche per sport prototipi, che vincerà ben 11 volte. Negli anni 70, oltre alle varie versioni della 911, furono realizzate anche la 914, la 924 e 928 con motore anteriore. Per avere una vera novità sulla 911 si dovette attendere l'arrivo sul mercato della SC Cabriolet nel 1983, con capote ripiegabile manualmente e motore da 3,2 litri.